Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche del Pitbull. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Nell'immaginario comune, quando si sente nominare questa razza, si pensa subito all'aggressività. Complice anche un numero non indifferente di articoli di giornali dove vengono riportati episodi violenti. Quindi è comprensibile porsi questa domanda. Il Pitbull è davvero un cane aggressivo come si crede? La sua cattiva fama trova origine nello scopo che molti allevatori hanno, ovvero quello di crescere questa razza con lo scopo di farla combattere in match senza freni. E questo purtroppo lascia una traccia nel suo carattere. Allo stesso tempo, non ci deve portare ad escludere ogni forma di bontà. Se correttamente educato fin da piccolo, riesce ad essere tranquillo e molto affettuoso con la sua famiglia e con gli estranei. Un'errata educazione, invece, si può trasformare in pericolosità, come abbiamo già potuto constatare. Questo lo rende un cane non adatto ad un padrone alle prime armi. La sua forza, intelligenza e il suo carattere delicato richiederanno non poche attenzione ed esperienza, onde evitare di crearsi di situazioni spiacevoli. È inoltre un amico a quattro zampe molto energico, pertanto, se stai valutando di prenderne uno, assicurati di riuscire a trascorrere diverso tempo con lui a giocare e a fare attività. Allo stesso tempo, il Pitbull non è particolarmente portato a trascorrere troppo tempo in solitudine, finendo per soffrirne. Inoltre, un altro lato che può essere definito come negativo è la sua tendenza a mordere. Anche in quest'ultimo è un tratto che sottolinea ancora una volta come questo cane richieda un padrone con già esperienza pregressa, fermezza e capace di farsi rispettare. Per quanto riguarda invece la sua altezza, questa varia tra i 41 e i 54 cm. Il suo peso ideale è composto tra i 13 e i 27 kg e la sua aspettativa di vita media è tra i 10 e i 12 anni. Quando lo incontriamo è impossibile non riconoscerlo immediatamente. La mascella e gli occhi accesi sono proprio due tratti distintivi. Non passa inosservata nemmeno la sua muscolatura e la sua corporatura ben massiccia. Infatti l'impressione che avremo sarà quella di avere davanti ai nostri occhi un cane molto forte e di fatto è proprio così. Rimane comunque una razza anche elegante nei movimenti. Non è goffa, piuttosto è sicura di sé e si fa trovare sempre pronta. Per gli standard di razza il suo pelo può essere denso, corto o duro e le colorazioni sono varie. Andiamo infatti dal fulvo al bianco, dal cioccolato alla sabbia e così via. Nel video di oggi hai scoperto il carattere e le particolarità di una razza che purtroppo non gode di una buonissima fama, ma che, se educata correttamente, può dimostrare affetto ed essere molto buona. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!